Ancora una volta Milano si è commossa per la storia di Massimiliano Tresoldi, vittima nel 1991 di un incidente stradale che lo ha lasciato in coma irreversibile, in stato vegetativo per 10 lunghi anni, fino al momento dell'incredibile risveglio, un miracolo che chiude la bocca a tanti, medici compresi, che lo avevano definito morto vivente. Grande protagonista di questa storia, la famiglia di Massimiliano e in particolare la madre, Lucrezia Povia, originaria di Bisceglie. È un caso che apre tante questioni e dà risposte anche per gli altri 3.000 ragazzi che sono in stato vegetativo di minima coscienza, locedin, in questo mare magnum, insomma, di situazioni molto diffuse in Italia. Uno di questi casi, il più famoso, è quello di Eluana Englaro. Eluana Englaro era esattamente nelle stesse identiche condizioni in cui si trovava Massimiliano Tresoldi per ben 10 anni. Si erano diffuse tante bugie anche sul suo stato, si parlava di una ragazza in stato terminale, una malata terminale. Eluana, come Massimiliano, non era malata e non era terminale. Non fosse stata portata a morire a Udine, oggi sarebbe ancora vivissima. Chissà quante persone potrebbero veramente essere svegliate da questi stati vegetativi, perché devono crederci ancora di più. Le famiglie veramente devono credere che queste persone sono vive e che possono veramente venire fuori, solo che hanno bisogno di stimoli.